Anzi, assolutamente, anzi, oddio, qualcuno ci ha pure criticato che dovevamo abbassarli ancora di più. No, beh, ma non, ripeto, non abbiamo neanche mai pensato a fare una modifica. Abbiamo controllato quello che è stato fatto l'anno scorso. Sappiamo che è una categoria, come è stato detto, una categoria che non ti permette di pensare a chissà quale numero esagerato di persone al campo. Noi speriamo il massimo possibile, perché abbiamo 6.900 posti, metterei la firma se avessimo 7.000 persone a tutte le partite. No, ripeto, è un modo come un altro per avvicinare le persone e per garantire comunque una presenza fissa, perché alla fine i prezzi, come sono stati visti, fra il pagarlo singolarmente e fare l'abbonamento, ha comunque un vantaggio economico chi fa l'abbonamento. E può farci solamente del bene. L'ho ribadito fin dal primo giorno io. Averlo qui sveltisce anche tanti meccanismi, sia con le istituzioni, sia anche con il modo di lavorare, perché per quanto noi possiamo avere le nostre idee sul modo di lavorare, con 40 anni di esperienza, tanti meccanismi si sveltiscono. Quindi è solamente l'over che mi chiedevano, forse è lui, ecco. Meglio del Ma quello, ripeto, stiamo vedendo, sicuro devono arrivare questi giovani, come ho detto. Stiamo provando alternative ottime che hanno dato bei frutti fra la gente che abbiamo già, il Quintone al centrocampo e altri. Quindi, come abbiamo fatto gli altri, finisce il 31 di agosto, il tempo ce n'è per valutare bene, qua deve arrivare gente capace che abbia voglia di fare bene. Ma io, cioè abbonarsi, ma anche a venire singolarmente ogni partita, ma è normale perché tutto il lavoro che noi facciamo è racchiuso nei 90 minuti della partita, quindi vedere che la gente, come è stato detto, come ha detto mio padre, vedere la gente al campo ti dà il senso del tuo lavoro, vuol dire che tu hai lavorato bene e la gente te lo sta dimostrando venendo al campo, quindi è normale che vorremmo avere quasi sempre tutti i posti che noi abbiamo a disposizione impegnati.